Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e oggi cercheremo di fare il punto di quello che è successo durante il Direct di ieri notte. È stato chiaramente un evento tanto imprevisto quanto, lasciatemelo dire, imprevedibile nel suo svolgimento. Tanto che ai già densi 40 minuti di annunci e novità si è aggiunto anche un altro video in coda, dove Masahiro Sakurai in persona ha dato il benvenuto a Banjo e Kazooie nel suo fighting game. Ora, voglio evitare di fare il riassuntone punto per punto di quello che è stato presentato, quindi vi consiglio di recuperare il Direct prima della visione di questo video. Se volete, potete andare sul mio canale Twitch per riguardarvi la live reaction. Ah, e visto che ci siete, lasciate un bel like al video e iscrivetevi se siete nuovi. È stato un buon Direct? Oppure è stato un Direct noioso, deludente, pessimo? Beh, in realtà nessuna di queste opzioni. Diciamo che è stato un evento a sé stante. Capiamoci, sono molto soddisfatto che la Nintendo riesca a creare una presentazione di 40 minuti ricca di novità e da un buon ritmo. Però durante tutto lo streaming ho avuto la sensazione di non riuscire a trovare un senso logico dietro a molti degli annunci. Su Smash ci ritorniamo alla fine. Comunque Nintendo ha deciso di puntare il tutto e per tutto sul picchiaduro e si vede. La release a sorpresa di Banjo, la conferma dell'SNK Gate con Terry di Fatal Fury che si unisce alla lotta e il via libera a un secondo Fighter's Pass sono segnali inequivocabili. La casa di Kyoto non ha intenzione di far morire l'attenzione che si è generata intorno a Super Smash Bros. Ultimate e direi che ci sta riuscendo benissimo. La release di Overwatch, anche se leggermente tardiva, non può essere che la conferma dell'ottimo trend di espansione di Nintendo che inizia a rivolgersi ad un pubblico sempre più vasto. Per quanto mi riguarda, la vera emozione è arrivata con l'approdo dei titoli Super Nintendo all'interno del catalogo Switch Online. Mossa furbetta, perché è chiaramente un incentivo al rinnovo degli abbonamenti annuali ormai in scadenza, e sì, per me è un motivo più che buono per investire altri 20 euro e spenderne 30 per un controller wireless. Maledetto collezionismo. Ora però bisognerebbe chiedersi, e il mercato delle mini console? Per vedere arrivare Nintendo 64 e GameCube all'interno del servizio Nintendo Switch Online, dovremo prima aspettare le rispettive miniaturizzazioni e anche la fine del loro ciclo vitale sugli scaffali? Da qui in poi ci sono state le conferme che tutti noi ci aspettavamo, ovvero dettagli su Luigi's Mansion nel suo multiplayer, info su Animal Crossing e il Carrydex di Pokémon. Sì, il Carrydex. Ecco, in questo caso la Nintendo ha tirato un po' troppo la corda e la sensazione è che lo spazio dedicato ai suoi titoli AAA in uscita sia stato riempito un po' a forza. Nonostante numerosi direct dedicati a Pokémon, nell'evento di ieri siamo scesi ancora di più nel dettaglio, svelando dinamiche e modalità di sicuro non fondamentali, così come per Animal Crossing non possiamo parlare di vere e proprie novità, dato che già molto di quanto visto era stato presentato durante i Treehouse delle 3. È da questo punto in poi che le cose si fanno strane, perché ad essere mostrati sono stati titoli che di sicuro non erano tra i più attesi. Se da una parte abbiamo la definitiva sepoltura della lineup Wii U con l'arrivo di Tokyo Mirage Session sulla console ibrida, allo stesso modo abbiamo anche il reveal in pompa magna di Doom Eternal, ah no, è Doom 64, remaster direttamente dalla console a 64 bit. E poi, quanti di voi recentemente hanno rigiocato a Deadly Premonition? Non c'è bisogno che rispondete, perché già so che pochi di voi lo conosceranno. Beh, a quanto pare avete già l'opportunità di rimediare, scaricando dall'eShop il porting di uno dei giochi più particolari della scorsa generazione di console, senza contare che, a sorpresa, Nintendo è in cantiere un seguito. Vogliamo parlare della remastered di Jedi Outcast? O del porting di Original Sin 2? Se la vostra sete di retro game e giochi di ruolo non si fosse ancora esaurita, beccatevi pure il remake di Seiken Densetsu 3, ma è uscito fino ad ora dal Giappone. Chiudono le danze un free to play di Kirby, l'arrivo imminente di Town di Game Freak e il porting di Assassin's Creed 4. Per quanto tutto questo mi possa fare piacere, continuo a pensare che la Nintendo abbia gettato titoli a caso per riempire questo Direct. La lista degli annunci è stata troppo sconclusionata e il consumatore medio non può che rimanere spaesato di fronte a una varietà talmente sconnessa. Esemplificativo è l'annuncio in chiusura, spazio riservato di solito alla vera bomba di mercato che fa cascare la mascella agli ignari spettatori. E in questo caso si tratta della Definitive Edition di Xenoblade Chronicles, JRPG uscito per Wii nel 2011. Capolavoro, intendiamoci, eh? Ma quanti saranno rimasti storditi da questa notizia? Il remake di un gioco già portato anche su 3DS e che nel bene o nel male è rimasto sempre un titolo cult, almeno in Occidente. Immagino che al massimo qualcuno si sia incuriosito nel vedere il personaggio di Smash protagonista di un titolo mai sentito prima. E per chiudere vorrei dedicare qualche parola su Sakurai e il suo operato. Rispondo prima che me lo chiediate.
Sì, sono molto felice di Terry in Smash, ma come personaggio si inserisce perfettamente nell'ottica di questo Direct un po' sconclusionato. Una riesumazione postuma che andrà a colpire la nostalgia solo di una cerchia ristretta di appassionati, fallendo in parte nel tentativo di coinvolgere il grande pubblico. Comunque, tornando a Sakurai, la presentazione si è svolta sempre secondo lo stesso iter dell'eroe, con il Game Director intento a utilizzare due controller contemporaneamente per illustrare il moveset di Banjo. E sono queste, per me, le situazioni che mettono in luce la grandezza di Sakurai. Abbiamo una totale dedizione al lavoro che gli consente di creare un prodotto contraddistinto da una cura maniacale, ma allo stesso tempo l'anima di un bambino che si diverte a giocare e a coinvolgere noi, i suoi compagni. È un tratto che ho sempre notato in ogni sua presentazione, ieri più di ogni altra volta. Alla rigida formalità tipica dei giapponesi, Sakurai unisce uno spirito goliardico e di sincera passione che coinvolge tutti quanti, anche i suoi collaboratori che non riescono a trattenere le risate da fuori l'inquadratura. C'è la voglia di creare il fighting game per eccellenza, un'occasione irripetibile, su cui Sakurai è disposto a sacrificare tutto il suo impegno. Ma ci sono anche la fatica e la stanchezza, e la prospettiva di un compito titanico che va oltre le sue possibilità. Sono pochi, a mio avviso, i game designer di questa generazione ad essersi messi in gioco come a livello di Sakurai, e i risultati si vedono. E non dovremmo mai smettere di ringraziarlo per tutto l'impegno che ci sta mettendo nel creare il gioco dei nostri sogni. A proposito di sogni, non sottovalutate assolutamente le parole dette da Sakurai nei confronti di Microsoft e dell'Xbox. Un'apertura del genere da parte di un giapponese che non solo riconosce l'esistenza di un competitor occidentale, ma sprona il suo pubblico ad andare verso quei lidi, è qualcosa di epocale. Non è un semplice ringraziamento né una pura formalità, è il segno che qualcosa nell'industria sta cambiando profondamente. Ne vedremo delle belle. Insomma ragazzi, cosa ne pensate di questo Direct? Delusi? Amareggiati? E Banjo, è già il vostro main? Intanto vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, dal Direct, ciao!